Allora ragazzi, salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video dove siamo di nuovo sul mio account. Finalmente, era tantissimo tempo che non ci tornavo e quest'oggi andrò a parlarvi del Cavalier Teschio, il quale ha tantissimi aspetti positivi e ancora non si sa bene quali siano le associazioni migliori da fare con questo eroe, ossia qual è il miglior talento, il miglior emblema, in quale modalità di gioco si trova meglio, dove bisogna metterlo. Quindi oggi andrò ad esaminarlo e andrò a dirvi un po' la mia appunto su questo eroe. Partiamo con il presupposto che questo eroe è quello con la velocità di attacco più alta in tutto il gioco per adesso e la velocità di movimento più alta di tutto il gioco per adesso. Quindi ha già due parametri che sono i più alti del gioco. La sua velocità di attacco è pari a 600 millisecondi, quindi andrà ad attaccare ogni 0,6 secondi ed è qualcosa di assurdo. La sua velocità di movimento invece parte da 310 e arriva fino a 395, quindi wow, è davvero davvero tanto. I suoi punti vita partiranno a livello 1 da 3200 con un incremento progressivo di 160 per livello, arrivando dunque a livello 200 senza evoluzioni ad un totale di 63840 HP, che sono comunque un bel ammontare, soprattutto senza evoluzioni. Per quanto riguarda l'attacco invece partirà da 240 con un incremento progressivo di 12 per livello, quindi l'incremento del danno è anche abbastanza alto perché eroi come il Minotauro hanno un incremento di 9 per livello, il che fa perdere davvero un sacco alla fine, arrivando quindi a livello 200 senza evoluzioni a ben 4788 di danno. Questi sono i suoi parametri senza iscrizioni e senza evoluzioni, quindi questo eroe già di suo è davvero fortissimo. Visti i suoi parametri di base, ora andiamo a vedere la sua skill, la quale per 10 secondi gli permette di diventare praticamente Dio. Cioè, non so come definirlo, diventa imbattibile sto eroe. È assurdo. Inoltre ha un tempo di raffreddamento di soli 12 secondi, quindi come si attiva la skill, partono i suoi 10 secondi. Finita la skill, 2 secondi deve raffreddare e dopo 2 secondi di nuovo diventa imbattibile, quindi l'unico lasso di tempo in cui può essere vulnerabile sono quei 2 secondi. La sua skill prevede che in quei 10 secondi il suo attacco venga incrementato in una maniera assurda, infatti io ce l'ho a 8 su 10 e aumenta del 700% l'attacco, mentre a 10 su 10 lo aumenterà dell'800%, quindi 8 volte il suo danno base, che è tantissimo ragazzi. Inoltre, come se non bastasse questo, perché non è abbastanza fare tantissimo danno, limiterà anche i danni subiti su se stesso fino a 3000 per colpo. Il mio adesso è la skill a 8 e riduce a 5000, ma per ogni level up della skill diminuisce di 1000 il danno ricevuto per colpo, quindi è davvero assurdo. Prima di andare a vedere i talenti e gli emblemi migliori per questo eroe, andiamo a vedere i suoi parametri in base alle evoluzioni, perché una volta potevo dare delle definizioni più o meno certe, ma adesso che hanno aggiunto le evoluzioni, tutto è cambiato in modo drastico. Dopo la prima evoluzione, arrivato a livello 200, lo vedremo con 6372 di attacco e ben 104160 di vita. Quindi la sua vita raggiunge le 6 cifre. Ed è tantissimo, cioè più di 100.000 punti vita. Questo vuol dire che con il mio spargimento di sangue, senza iscrizioni e nulla, per ogni attacco che fa si ricarica 4.000 punti vita. Durante la seconda evoluzione raggiungeremo ben 9712 punti di attacco a livello 200, quindi quasi 10.000 di base, e inoltre 164.640 di vita. Sono dei parametri davvero enormi. Questo eroe è davvero fortissimo e penso che possa essere utile in tutte ma tutte le modalità. Ovviamente però bisogna vedere come settarlo. Personalmente penso che i talenti migliori per questo eroe possano essere spargimento di sangue 8 su 8 o colpo mortale 8 su 8. Quindi prima di andare a vedere quanta vita potrebbe ricaricarsi al massimo questo eroe, perché sono davvero numeri enormi, andiamo a vedere quanto danno potrebbe arrivare a fare per colpo questo eroe. Prendiamo il suo danno finale di base, ossia 9712. Ci aggiungiamo i 3849 che danno le iscrizioni a livello 100. Io adesso gli sto tenendo tenacia a livello 4, quindi 409 punti di tenacia a livello 4, arrivando quindi ad un totale di 13.970 di attacco base. Quindi noi di base andremo a fare 14.000 di attacco. Una volta che la sua skill sarà a 10 su 10, sommeremo questi 13.970 per 8, perché l'attacco gli aumenterà dell'800%, e quindi lui andrà a fare per colpo 111.760 di danno.
Cioè questo eroe toglierà 111.760 di danno senza talenti che gli pompino l'attacco. Quanto è forte, quanto può essere assurdo questo eroe. Andiamo a vedere però con colpo mortale livello 8, che dà la possibilità del 10% di fare un attacco che faccia un danno per 15. Quindi 111.760 per 15 sarebbe 1.606.400 di danno a colpo. Cioè se lui skilla maxato con la skill a 10 e riprende un boss, per esempio nei dungeon dove i boss hanno milioni e milioni di vita ma non c'è il limite, soltanto se lui va così, senza Duca Zucca, senza Cupido, senza Dio della Guerra, senza niente, se lui va così dal boss e lo prende con colpo mortale, gli fa 1.606.400 di danno solo lui. Quindi immaginatevi pompato dalla zucca, che magari skilla due o tre volte, Cupido, la magia furia di Ares che gli aumenta l'attacco e la velocità di attacco. Questo era un danno davvero esagerato e wow, questi numeri sono enormi e non credevo potessimo arrivare addirittura a queste cifre. Però, come vedete dalla sua skin, lui ha una spada e uno scudo. Infatti potremo settarlo per l'attacco, come abbiamo appena visto, o per la difesa. Ovviamente se dovessimo settarlo per l'attacco, quindi con colpo mortale 8 come talento, penso che un ottimo talento per mantenerlo in vita sarebbe spargimento di sangue come emblema. Quindi anche con spargimento di sangue livello 3 in uno scontro 1 contro 1 rimarrebbe vivo per forza. Quindi se dovessimo settarlo per l'attacco, io consiglio fortemente colpo mortale 5 su 8 che verrà poi portato a 8 su 8 e spargimento di sangue come emblema, oppure se proprio volete attaccare basta e fare male e basta, Dio della Guerra come emblema. Quindi lì proprio ciao, addio, non ce n'è per nessuno. Fa un attacco lui, colpisce con colpo mortale, addio, ti ha distrutto qualunque cosa abbia davanti. Questo qui era il settaggio per l'attacco, andiamo ora a vedere il settaggio per la difesa. Come abbiamo visto prima, questo eroe come HP finali senza iscrizioni raggiunge i 164.640. Aggiungiamoci poi i 50.990 di iscrizioni. In più, se volessi tenerlo per la difesa, gli mettiamo un bel Tenacia 4 che gli aggiunge, come vedete qui, 22.500 HP. Quindi, soltanto di base, arriverebbe a 238.130 HP. Però c'è da aggiungere anche il 25% conferito da Tenacia, ossia 59.532, il che lo porta ad arrivare a ben 297.662 HP. Cioè questo eroe ha quasi 300.000 di vita. 300.000 di vita? Wow, assurdo. Cioè calcolate, poi gli fanno 3.000 di danno per attacco, quindi lo devono attaccare 100 volte senza che lui si ricarichi per farlo fuori. 100 volte. Mettiamo che sono 5 eroi che lo stanno picchiando e lui prende appunto i 3.000 e non si ricarica, ci vogliono 20 secondi per ucciderlo. Ma in questi 20 secondi, se lui ha la skill attiva, bastano 5 attacchi per uccidere tutti quanti. Quindi comunque diventa assurdo, cioè non lo si batte, non lo si batte in nessun modo. Vi starete chiedendo però cosa andiamo a tenere come talento. Il talento ovviamente per la difesa è spargimento livello 8. A livello 8 ricarica ben il 15% della vita massima ad ogni colpo che dà. Quindi il 15% di 297.662 sono ben 44.649 punti vita. Questo eroe si carica al livello massimo quasi 45.000 di vita. E ancora non è maxato perché io ho Tenacia 4, ma si può mettere Tenacia 5. Quindi un incremento ulteriore. Potrebbe arrivare a 50.000 punti vita di ricarica a colpo. È assurdo, se anche dovessero colpirlo 10 eroi a questo punto, da solo contro 10 eroi, che gli fanno quindi 30.000 di danno al secondo, lui si ricarica 50.000 ogni 0,6. Quindi comunque questi eroi non gli fanno niente. Non gli riescono a fare danno, almeno per quei 10 secondi in cui è immortale. Poi, se in quei 10 secondi non riesce ad ammazzare tutti, beh, allora te lo piegano come Dracula e poi... Quindi ragazzi, questo eroe in definitiva è fortissimo, è assurdo, e raggiunge dei numeri altissimi. Ma non crediate che sia immortale, perché questo eroe, per quanto forte possa essere, se viene colpito dalla skill di Ares prima che possa skillare, diventa un normalissimo eroe.
Quindi la sua skill non si attiva, il suo talento non si attiva e lui diventa un eroe normale. Non si ricarica la vita, prende danno e fa danno. Gli rimangono soltanto la velocità di attacco e la velocità di movimento, sommati ovviamente ai suoi parametri di base. Inoltre un altro modo per batterlo sarebbe rallentarlo in maniera significativa. Questo cosa vuol dire? Che se noi gli mettiamo contro un'arpia, un Moltanica e un Babbo Natale insieme, questo eroe non riesce a fare nulla. Se poi ci aggiungiamo anche magari un Barba Bianca che stunna e un Campione, questo eroe da solo non riesce a fare nulla contro di loro. Ed è anche questo il bello, perché per quanto possano fare un eroe forte, poi basta organizzarsi e trovare il modo per batterlo. Ovviamente lui in uno scontro uno contro uno sarebbe molto forte, ma senza il talento giusto, se gli mandiamo un Aries con rigenerazione 5 contro, lui perde. Però allo stesso tempo, se lui è rigenerazione 5 e ce lo troviamo in uno scontro uno contro uno, magari alla battaglia delle torce, in questo caso Aries perderà, perché la sua skill, anche se non c'è scritto, si attiva senza il bisogno di attaccare, in relazione però alla velocità di attacco. Quindi lui che attacca 0,6, una volta che avrà rigenerazione 5 e partirà l'attacco, dopo 0,6 secondi la sua skill si attiverà e una volta che Aries skillerà, ormai la sua skill sarà già attiva. Quindi lui per quei 10 secondi sarà praticamente imbattibile e riuscirà a sconfiggere Aries. Se invece andassimo a settarlo per attacco o difesa, Aries con rigenerazione 5 ce lo sconfiggerebbe. Quindi c'è sempre un modo per sconfiggerlo, c'è sempre un modo per sconfiggere qualunque eroe, non c'è un eroe definitivo imbattibile. In definitiva ragazzi, questo eroe è davvero fortissimo e si rivela fortissimo un po' in tutte le modalità. Penso però che nel PvP non sia adatto come nel PvE. Quindi questo eroe per le ondate, per i dungeon, per quello che volete è fortissimo, ma contro gli eroi di altri giocatori potrebbe tranquillamente avere la peggio. Detto questo ragazzi, il video è concluso. Mi piacerebbe potergli dare un voto, però visto come stanno cambiando continuamente le cose, non mi sento di dargli un voto in questo momento, anche perché dopo l'evoluzione 1 e l'evoluzione 2 che hanno la stella verde e blu, ci sarà l'evoluzione 3, quindi la stella viola. E una volta che ci sarà quell'evoluzione, il gioco verrà di nuovo scombinato in tutti i modi. Quindi se io adesso dico questo eroe merita un 10 perché è fortissimo, però può essere battuto, quindi gli diamo un 9, e poi invece all'evoluzione 3 lo rendo in una maniera ancora più assurda o fanno uscire un eroe ancora più assurdo con dei parametri ancora più sensazionali o escono dei nuovi talenti, in quel caso poi il mio voto, che in questo momento potrebbe essere un 9, un 8, un 2 o un qualunque altro voto, si renderebbe vano perché è in relazione ormai all'aggiornamento che fanno. Quindi con questo video riprendo la serie La Verità Su, ma mi asterrò dal dare il voto finale, poiché ad ogni aggiornamento cambiano tutto quanto. Per questo video è tutto ragazzi, spero vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un like, un commento e soprattutto iscrivervi se ancora non l'avete fatto. Alla prossima!